Tutto in una volta. Intanto grazie, non per i complimenti, caro Giuseppe, ma grazie alla volontà, alla passione. Chiediamo la parola al dottore Mario Sarica, grande esperto di sicilianità e grande esperto sulla vita di Maria Costa. Prego. Bene. Grazie a Mimmo e grazie a tutti voi. E io rendo una testimonianza e una riflessione attorno a Maria Costa, che è un patrimonio di straordinario interesse e qualità. Vedete, noi siamo fatti di, noi siamo quel che ricordiamo, e le nostre vite è impastata di storie, di incontri, di sentimenti, di passione, di nostalgia. E io ho avuto il privilegio di incontrare Maria Costa tanti anni fa. 30 anni fa probabilmente, e per me è stato un incontro rivelatore. L'ho incontrata lungo i sentieri della ricerca delle forme poetiche e musicali della tradizione. Io sono un etnomusicologo, un etnoantropologo, e quindi già in quegli anni mi occupavo di ricerca sul campo, e lungo questi sentieri ho incontrato Maria Costa. E Maria Costa mi ha aperto un mondo a me sconosciuto, o meglio, conosciuto, ma di cui immaginavo dovessimo solo confrontarci al passato. E invece lei è stata la più grande, la più importante erede della poesia, della nobile e alta poesia siciliana. Perché la poesia siciliana, prima che venisse confinata negli steccati della poesia minore, è stata nobilitata fin dalle sue più lontane origini, che sono quelli della scuola poetica siciliana, tredicenne. Questa nobile scuola poetica, che ha prodotto anche delle voci messinesi di altissimo livello, come Oddo delle Colonne e Nina da Messina. Nina da Messina è stata una straordinaria voce poetica della scuola dell'Uciano. E quindi Maria Costa è stata l'erede di questa straordinaria, di questo straordinario vissuto della poesia siciliana. Lingua che era l'unica lingua attraverso la quale si plasmavano le esistenze degli uomini, gli incontri, le relazioni, i sentimenti. Poi sono arrivate le categorie estetiche, la poesia alta, la poesia bassa, la poesia dialettale, ma la radice più antica, quella della scuola poetica, può essere compresa volgendolo proprio ancora più indietro, come ha fatto bene Pippo Ruggeri, facendo riferimento alla straordinaria tradizione della narrazione orale. Narrazione orale che trova una straordinaria relazione con le forme della musica. La poesia e la musica nascono assieme. Quindi le forme poetiche musicali della tradizione hanno questa radice. L'uomo ha bisogno di rassicurarsi di fronte al caos, e il logos è stato l'antidoto al caos che ci circonda, che circonda sempre la nostra cultura. In ogni epoca, in ogni tempo. Quindi parlare di Maria Costa non significa parlare di una figlia
famiglia minore della famiglia massima, però è della famiglia più alta, quindi noi possiamo valutarci, quindi dobbiamo essere orgogliosi, ma soprattutto dobbiamo metterci in posizione di ascolto. Vedete, io dico sempre, nei confronti della donna della tradizione, ci possono essere due atteggiamenti. Uno può servire la tradizione, o si può servire della tradizione. Cosa voglio dire con questo di ogni parole? Che purtroppo nel nostro presente in cui facciamo fatica a trovare una nostra identità, a trovare valori, valori che possono guidarci in questa convulsa esistenza, facciamo ricorso alla tradizione facendo talvolta un uso improprio, perché molti utilizzano la cultura, le forme della cultura per affermazioni individuali e per sede di protagonismo. E allora la discriminante è proprio questa, cioè mettere in questione l'ascolto e servire la tradizione. Servire la tradizione significa ascoltare. L'ascolto è qualcosa che ci manca nella nostra contemporaneità. L'uomo è un animale sociale, lo sappiamo, lo dice la stessa storia, ma l'uomo ha dentro una natura controversa, una natura che talvolta porta a negare l'altro, a fagocitare l'altro. Ora Maria Costa, vedete, è stata sempre fortemente orgogliosa e fiera di questa sua storia personale, ha rivendicato questo suo vissuto poetico. Perché? Perché la sua poesia si incarnava nella vita, non era altro per la sua vita, era la sua vita. E quindi da lei possiamo solo imparare tante cose, valori forti della nostra storia, che è la nostra identità, la nostra memoria. Le forme poetiche, dicevo, tradizionali, trovano in lei un'espressione singolare e originale, perché a differenza dei poeti di tradizione, che ripetono modelli e forme appunto della tradizione, lei ha sentito il bisogno di incarnare sul piano personale l'espressione poetica, raccontandoci che cosa, di che cosa parla la sua poesia. Intanto parla del suo primario e originario rapporto con il mare. Il mare una delle principali fonti di ispirazione in cui lei rispecchia la sua vita e quindi rispecchia anche la vita della comunità. Io ho avuto la fortuna nel 2008 di curare un'antologia sonora, un CD, che ha un titolo davvero emblematico e che un regno è ubuntare. Questo diceva Maria Costa, che qui vedete in una foto giovane, con questo sguardo fiero, orgoglioso, guarda il mare, guarda lo stretto. E qui la vediamo nel 2008, tenta a pulire dei pesci nelle sue case. Allora, questa antologia sonora è nata da una precisa consapevolezza, che accennava anche cioè che questa poesia si incarna con la voce e non ha bisogno della scrittura. La scrittura viene dopo. La poesia si incarna con la voce, con il pathos, con il patire della vita. E lei ha fatto questo. Ma lei non si è ripiegata a guardare il passato di cui del quale si nutriva abbondantemente, perché lei intanto non ha rinnegato le proprie radici, ha tratto alimento le proprie radici, ma ha vissuto il presente, ha letto il presente e ha osservato il deserto progressivo
che ha azzerato tutti i nostri saperi, tutte le nostre conoscenze di identità e di memoria collettiva, prendendo posizione in maniera molto netta e precisa. Lei ha scritto una straordinaria poesia contro il ponte, che è una cosa di una bellezza comune. Le bandiere, vedete, non è una nostalgia del passato delle bandiere, ma è un cogliere che attraverso le bandiere possono avvenire, o dietro le bandiere, o davanti alle bandiere, scontri di civiltà, di culture. E quindi lei ha avuto questa grande sensibilità di leggere il presente attraverso i suoi straordinari versi che sono gridi di un siciliano antico, arcaico, a quale siciliano ha aggiunto anche una sua lingua. E questo l'ho constatato in molti testi, perché lei ha inventato il suo siciliano. Ci sono dei neologismi che magari hanno delle radici nella lingua, nella parlata, nel messinese, ma che poi assumono con lei una valenza, una carica straordinaria. La poesia è poi un'arma straordinaria, un codice di comunicazione straordinaria, perché? Cosa? Qual è la qualità principale della poesia? La qualità principale della poesia è che trascende il reale, unisce reale e immaginario, vita e sogno, ci porta in un tempo senza tempo, in cui noi riconosciamo la nostra storia, la nostra individuale e collettiva. Io non voglio dire altro, solo aggiungere che a questo primo CD, perché io sento bisogno di farvi ascoltare alcune di queste belle poesie che vedono anche impegnato su diversi strumenti il maestro Gemino Cala, che commenta le poesie, perché questa fonè, questa voce che prima della scrittura, del semantico, si carica veramente di un vissuto unico, straordinariamente importante. Allora, a questo primo CD si aggiunge questo CD, I Radichi da Meterno. Qui siamo nel 2012, siamo alla vigilia del premio Buttitta. Nel 2012, nel dicembre 2012, viene assegnato a Palermo il premio Buttitta, che è appunto il premio trovato al grande Ignazio Buttitta. Noi già da mesi stavamo lavorando a questo CD, quando siamo andati a settembre a Palermo a incontrare Emanuele Ignazio Buttitta, nipote di Ignazio Buttitta, figlio del grande Antonio Buttitta, anche lui docente di antropologia, ci comunicò, eravamo io, Maria Costa e Pippo Crea. E quindi in quell'incontro il professor Buttitta assunse l'impegno che quell'anno il premio sarebbe stato assegnato anche a Maria. Infatti questo CD nasce in coproduzione con la Fondazione Buttitta. Questi sono due titoli di una collana fonè promossa che fa capo al Museo della Cultura e Museo Popolare dei Peloritani, che è quella di Villaggio Gesso, che quest'anno taglia i 20 anni di attività. Maria Costa è stata una voce che da quando ci siamo incontrati siamo qui lasciati, è una lunga e intensa rappresentazione, da lei ho imparato, mi sono arricchito umanamente innanzitutto, e lei non mancava ai nostri eventi proposti sia nella sede museale che in città. Non è mai mancata ai concerti di Natale, a Notte di Siata, che è un evento che finisce quest'anno alla 18ª edizione, che è un'occasione per incontrare le forme colte popolari del Natale, nell'espressione poi in gamma soprattutto musicale, musica strumentale, vocale, eccetera. E quindi capirete benissimo quanto ci manca Maria, ma come diceva il caro
picco noi dobbiamo unire le forze migliori, perché noi dobbiamo, abbiamo il dovere di andare a scoprire la verità. Io credo, nostro credo, il tentativo più coraggioso è quello di andare a scoprire la verità nelle persone e nelle cose. Non è facile oggi scoprire la verità. Noi vogliamo che ci sia il rispetto massimo nei confronti di Maria Costa. Maria Costa, ricordo che era girata da tutte le parti, lei aveva un animo straordinariamente generoso, era invitata costantemente da tutti, tutti se la portavano a spasso come un soprammobile e se la mettevano là sulla scena, ecco Maria Costa. Bene, io non voglio polemizzare con nessuno, ci mancherebbe altro, e lei ha reso sempre una testimonianza nobilissima della sua straordinaria poesia, che è una poesia di vita, cioè che parla della nostra vita, delle nostre, del senso ultimo del vivere, dello stare al mondo. E quindi è intestata di pathos, di sentimenti, di passione. Ma la poesia di Maria Costa ha un'altra straordinaria qualità. Vedete, la poesia di Maria Costa è anche documento etnografico. È documento etnografico. Perché? Perché ci racconta della vita, delle forme di vita che lei ha vissuto in prima persona, in questo lungo percorso esistenziale, e quindi ci parla di persone una volta. Quindi dall'ambito domestico guarda il lavoro pescatori, guarda gli artigiani, guarda i momenti di ferma, ma guarda anche alle figure storiche. Lei amava evocare le grandi figure storiche messinesi, Giovanni d'Austria, Dina e Clarenza, le grandi processioni, Fascio in Busso, la Macia Liccia. Allora proprio in questo disco, vedete, che raccoglie anche dei resti inediti, lungo la stazione dell'anno, raccontiamo attraverso la vita di Maria un po' della Messina di un tempo che facciamo fatica a riconoscere oggi e che abbiamo il dovere comunque di ricomporre in questa identità che è sempre più sfuggente, che è sempre più cangiante, che è sempre più relativizzata, che è sempre più frammentata, che ci allontana. Il lontano si fa vicino e il vicino si allontana sempre più. Ecco, e allora su queste riflessioni io vi lascio soprattutto alla viva voce, straordinaria voce di Maria Costa. Iniziamo con Un regno e Pupitari e iniziamo, prego, tu opera, io no. Ti dico. Opera. Allora, dicevo che c'è questa scansione stagionale, e allora tutto ha inizio dalle voci, scusate un attimo, leggo meglio, dalle voci della natura, quindi mare, correnti, venti, e iniziamo ad ascoltare mari. Mare ciusciera, mare spicchiera, mare d'oira, codda melira. L'acqua salata là è un tevini, che usa lontana e che ci attene. Un mare mi spira da mattina a sera, poi quando è notte, i favo su cotte. Mare amaro, mare dolore, mare colore, mare barrare, mare innagare, mare niare. Mare, mare, mare d'amore e di cosa amare. Sto mare a volte schifoso, come paladaro e gustoso. O mare io me mangiare, a pinna faccio laniare. Con la pisce, o del regno mare, o me o puoi dare, perché un dialetto là è un temossa e durerà vensi la fossa. Ecco, qui possiamo staccare, passiamo ora all'altro incipit dell'altra sezione, che è l'arcaica memoria, cioè miti, leggende e magie. Se tu vai avanti alla traccia 4,
Io questi suoni di grande suggestione, di grande bellezza, io trovo che ricreano il paesaggio sonoro, unendo i versi al suono. Il suono si fa poesia. Montantare, vile, assassine, non mi sa usto rompete catene. Scendentare, che scendi da ciumare, poi vallaggate come ventaglie di testa incoronate. Bastardi terra bizzarriose, amare cucciate in te vostre branche, siete come a pruppo, che soventuse smaniose. Navraggi, campi, paceri, dopo un chiane scende di un rubuglione, ciasse di scena a badassone. Richiesta luna, abbondanza e pisci, insino a quando brisci. Mensa luna, passa leggera, come che m'era. Fammi il rema, lassate il rema, domare summa non diadema. Traballo, stallo, scendentola fino a coma sita, una oca marina vola e con luna azzurra si consola. Reme, reme, sempre incazzate, ignoriate, reme, reme, sempre in guerra. Così è l'uomo, chi so remi, chi so fatti luna, chi so sdellini, chi so lissi, chi so tormenti. Manco la cane, se meglio a voi il remo dolente, montante e scendente. Vabbè, passiamo all'archeica memoria, Scille e Carinti, quarto traccia. Traccia 4. Della sezione la Terra Amore fanno parte Scille e Cariddi, a Fada Morgana, con la Bisci. Questo è 4? Benissimo, Scille e Cariddi. Dice la leggenda che Scille e Cariddi erano mosce con se rosse teste, pruppati sotto e con occhio moleste, e rosse minni e rosse di tigri. Giutti uno e acqua, c'è da un po' qui, e poi bramosi coppa vomitavano su voto ionno, e poi baiavano come cane bocciarisca tutti e due. Scilla lagnava una rocca imponente, Carid seminava motta e ruina, sdellareavano in terra bottatina, mosciando spesso sette file denti. Tanto che quando passavo l'antica roi, alla cellacione se cuori a semmuccaro, su marusa d'este, e in tanente si laparo, manco le cane come sardi ancioi. Facevo uno saggio sempre a lupatina, a fine mondo, con furia infernale, sconcassando lo scritto lo funnale, e i pedamenta del Riggio e di Messina. Ecco, voi staccate. Io vi proverei ancora, se avete la presenza di ascoltare, Radici, che apre la sezione Il ciclo della vita, ed è dedicata a Megasuzza, Case Basse, sentite. 7. La mia casuzza è sbattuta du mare, du vento e da rivolgiata. Eppure un to malo tempo io a ciò ubbiata. I casi basci, uni ne scevo. Sciapedicato in una lingua terra bagnata da marottola, vitto non arriva il laroi di Grapera. E so tempo avevo un puzzo, a pegola con azzareno, a bettola, un funna a fraschi, un tiravolo, a calato sproscia a baghetto, e a fontana che in te notti garanzana s'aggiuntava. Cammarotto in tuo menzionno, isava l'occhio cielo. Pedocchia veniva a cenne cabune, du soldato zina. La reddu babbicendo cantava, ole ole olagna, passa un re di Spagna. I figurenti giocavano a ciappare, all'arro, a moffo sudato, volavano certe l'allere e poi nulla fu. A squagliare la rivesti in un centello a piede in terra,
se ne contavo 8 morti in guerra. Questo paese io vedo tanti paesi da me Sicilia, caso storia, chi socia tradizione, chi socia uno di mare e ne potenne. Da poi ha rodato mondo, ha ladiato città, conciate, villaggi e banduni. E su per le sacchiapotte di 7, una volta vecchia filava una lana, con mani patute e cevagliate, ora ha un semano di soneste, lasciano il seringo, insangoleate. Oh, questi versi finali ci dicono molto su questa sua lettura della realtà, perché non so se avete, se avete capito esattamente cosa ha detto nei versi finali. E supra i sacchi, i pot, ecco, lei dice che tutto questo mondo è finito e in quei luoghi si osservano le siringhe dei drogati. Allora, un ultimo ascolto, ed è quella il finale, dopo aver fatto questo viaggio nella cultura e nella storia messinese, che attraverso appunto tutto l'anno, arriviamo all'ultimo brano, l'ultima traccia, che è 1908, Tiremoto, ti mettisti in moto. Sentite che drammaticità di recitazione che è questa. Questa 32, sì, grazie. '908, terremoto, te mentisti in moto. Rodamas, Rodamas, Aida, nel mio pensiero tu sei regina, tu di mia vita sei lo splendor. Che susti battimana uragani, ma che susti flaides de suman, Cola che c'è un spada, s'andate a uscire verso l'abisso. Quanta barube di coppa ruspigliate, marcia disperate, marcia spalanate, sciafitte sconsolate. Faccia piadose, pisa, croce, motte usciate, motte sciabamigna, motte incasciate, motte scapazzate, motte infugatate, motte inginocchione, motte impennolione, mangiate di moscone, motte tonnellate, motte accatastate, o fosse scendicate. Gomme rosse, figli carpazzi, figli aurane, figli sciacannali, figli giovanazzi, mani sudate, mani pubrazzate, mani sciavagliate, mani ingrancate, mani insanguinate, mani succariate, mani affritte, mani, sempre benedette. Se arrivavo lo mondo, da cento e un secondo, e fustazzi in ruina, ma povera messina. Ma una sciangazzata, una matina, una sciaspera divina, una spera luante, una spera santa, splendia come brillante, arrancava la vita. Vedete la pista drammatica, lei è una straordinaria interprete, irraggiungibile, inimitabile, caro Pippo, e questa è la massima espressione che noi abbiamo avuto la fortuna di conservare e di lasciare un documento veramente di straordinaria bellezza, io trovo. E l'altro CD è altrettanto importante perché abbiamo recuperato la sua memoria, il suo lungo vissuto, le poesie, i testi della tradizione che lui ha preso dal padre e che ci restituisce in questo secondo disco, i radici della terra, che poi se avete voglia è disponibile presso il museo dei Perugliani da Gengesso, che poi può acquistare evidentemente. E qui c'è anche un contributo video, questo qui consente di entrare a vedere un piccolo contributo video di Maria che recita queste cose. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie.
Cattolica. Vogliamo dare il benvenuto al rappresentante della Capitaneria di Porto, dottore Saviani, se non sbaglio, quale ci aveva promesso già per telefono che sarebbe stato presente ed è qui insieme a noi. Io ho un lungo elenco di persone che ci hanno telefonato per rammaricarsi di non poter essere qua. Vedi Sergio Tedesco che è fuori, credo sia Trapani, come ho detto il dottore Francesco Bono che è a Caserta, l'architetto Principato che aveva una visita guidata al museo regionale, la dottoressa Ilenia Coletti, il pittore Dimitri Salonia, la signora Lidia Morachino, la dottoressa Maria Grazia Ramuglia. Su questa voglio intrattenervi un attimo, perché la dottoressa Maria Grazia Ramuglia è titolare di questa tesi di laurea che ha voluto, grazie a lei, dedicare tutta ed intera al museo nostro, e io più volte dico nostro, nel senso, io ho sempre detto il museo, è vero che l'abbiamo realizzato noi come famiglia, io, i miei familiari, mia moglie, i miei figli, e chi ha potuto, dico, fra i presenti ce n'è anche più di uno, dei donatori che ci hanno aiutato ad arricchire il nostro museo. E dico nostro perché il museo non è mio, come il museo rappresentato qui dal dottore Mario Sarica, il dottore che segue in maniera scientifica il museo di gesso. Queste strutture non sono più nostre, dal momento che sono aperte al pubblico, dal momento che sono su internet, sono su Facebook, sono nelle locandine, sono nei manifestini, sono, dico, laddove c'è una traccia del museo, automaticamente perde l'identità personale ed è giusto che diventa della gente. Cioè che diventa di tutti. E nell'epoca in cui noi viviamo non si può dire è di Castanea e di gesso. I musei sono del mondo, perché chiunque vuole clicca, come si dice adesso in termini tecnici, e vede che sia in Australia, che sia in India, che sia in Giappone, o che sia a Massa San Nicola, vede quello che c'è a Castanea, quello che c'è a Gesso, quello che c'è a Parigi, quello che c'è a Londra, quello che c'è nella Papuasia. Ma non voglio più prolungarne. L'unica cosa e la cosa più importante è questa. Io sono pienamente soddisfatto della serata, della riuscita, della partecipazione dei nostri principali relatori, dottore Ruggeri, dottore Mario Sarica. Io lancerei la proposta di creare qui un club Maria Costa con tre cifre, il 7, la data della morte, il 26, l'anno di nascita, e il 16, anno della morte. Se siamo d'accordo, noi faremo degli stampati con la sottoscrizione di chiunque voglia far parte del club Maria Costa 7, 26 e 16. Ci giochiamo. Sembra una gabbia.
Allora, grazie al cavaliere. No. Cavaliere, no, devo là che sei il cavaliere, te lo sei messo là. Allora, vieni qua. Facciamoci una foto della Firenze. Facciamo una foto tutti e tre. E poi, no, non ve ne andate, facciamo una foto di gruppo. Rispondendo, io ho detto una volta, chi vuole le paste? Se noi avessimo prospettato. O l'uncettaggio dello pesce spado, ora si attoggio senza nudo grado. Ai rastri con piante e cucciure, stapate abbascio, tutte pare pare. A rode prua è sta tutta petta, e già se ne esce scantata una lucetta. Io con la mente recurro allo passato, pensando cola o figlio zito. Quando so buce e mano ciaffanera, tunava chiara per tutta la rivera. Non c'erano macchine né moto segrette, ma sempre rode sopra di carrette. Un pesce spado povero e maledio era cinciato in tanoce di coddo. Poi mi si svelto come un ferragnido, ci dava caloma insieme a un figlietto. A montantara dalla gava fora e ogni maledio si dibatte ancora. Poi in tamarina tagliavano i petitti, era la festa di voi nelle lontritte. E Peppe saimo da sopra lo scaro, da carazzava chiaro, ma scendaro. Ora si muto, povero l'uncitto, come un vecchiarello affritto affritto. Chi magnari e che cosa che montaro, canciao canzirre, canciao puro faro. Tu va a mare in te onna di calura, e sapo cieli da goccia di sedura. Penso si aria a tu, vuoi cantare? Quando copisce in tavola la guerra, sguazzavano basci in due camerine, pariano quattro delle stelline. Tu senti l'eco di forti gente, ma s'arroggiaro, puro l'ammamante. I dopo d'agni non so che scardellini, e ne ciancio cuore, pensando la tua fine. Da faccia infumacata, da scuzzitta paraggia con fantale, da giacchettina da frisco lavata, e acetilena al lato per fanale. Impastava con la mano le stesciole, a facia cudana, a pucciddata, a strava, stunnava una usa vuota, poi attaccava con una banneata, caccia bruca, diceva a bucichina. Poi afferriava a donna nuova, a ettavo murale, un chiovo stava impazzato come con lettina. Un mele che di bruno come l'oro, cattato un nuzzumino con sabato, un tagliava fino a zucaloro, dopo averlo sbattuto e travagliato. Io vedeva feste San Giachino, a Maculata, a feste infumacate, a Macirazzi, a Sant'Antonino, insomma ne assistivano accheggiate. A volte si mettiamo un andiano, con due subote da guardare il ramo, e da mano sdata di un roccamo rappresentava la vecchia Messina. La vecchia Messina che se va per danno, che siamo stare, ridotta la ruina. Ma l'epoca è chista, epoca d'inferno, e se per Dio, pure già urrina.